nostre maestre, abbiamo scelto il libro delle emozioni, perché oggi come oggi ci siamo resi conto che anche in età piccola, perché siete comunque bambini di 5 anni più o meno, 5-6 anni, dovete imparare a convivere con le vostre emozioni, ma soprattutto a trasmettere le emozioni. Questo è un libro che parla sì di emozioni, anche perché che c'è scritto lì, l'abbiamo visto l'altra volta insieme. Saverio, tutti ad ascolto. Che c'è scritto? L'emozione non ha voce. E secondo voi perché l'emozione non ha voce? Perché noi quando proviamo un'emozione, non apri il libro, sia che sia bella, sia che sia brutta, l'emozione ci porta non a parlare, ma ad avere degli atteggiamenti di gioia o di dispiacere. Perché secondo voi le emozioni possono essere soltanto emozioni belle? No! Qual è un'emozione bella secondo voi? Non ho capito? Il regalo. Il regalo, bravissimo. Ecco, quando tu ricevi un regalo, oltre questo non va. Quando la maestra mi mette una bella nota sul quaderno e dice eccellente, chi è che ti dice un gioioso, eccellente? Appunto. Quella è una bella emozione forte. Sono stato bravo. Se invece il regalo non vi piace, facciamo lo stesso esempio, quello del regalo. Se invece il regalo che ricevete non vi piace e magari è una cosa completamente diversa rispetto a quella che voi vi aspettavate o avete chiesto, vi arrabbiato, certo, anche la rabbia è un'emozione. E allora Geronimo Stilton, in questo libro, piccolo libro delle emozioni, ha voluto analizzare un po' quali sono le emozioni attraverso un roditore, un topolino, e quindi ora andiamo a leggere insieme questa bella favoletta delle emozioni e la commentiamo insieme. Allora, apriti il libro, la prima pagina, leggete voi queste guide. La prima cosa leggo io, leggete voi, leggo prima io e poi magari leggete pure voi. Che leggi, la prima pagina. Teniamo tutti quanti i libri aperti, che stai guardando a fuori libro con lei. Prima pagina. Vai, la prima pagina è sorpresa. Ho il segno qua, la pagina, il numero, la scritto 1, 7, 3. Allora, numero bambini. 3, la prima pagina. Quando... Aspetta, ancora una volta. Già il titolo, sorpresa. Sorpresa, punto esclamativo, vai. Già il titolo, sorpresa, indica appunto un'emozione, per dire una sorpresa inaspettata, in particolare suscita in ciascuno di noi una emozione. Questo ma praticamente è l'antefatto, perché cari poi dopo andiamo a parlare delle emozioni in senso specifico. Cari amici roditori, quella mattina mi ero svegliato emozionatissimo, quindi ancora di più. La Marta. A Topazia stava per tenersi la finale del torneo giovanile di tennis, uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno, e io non stavo più nella pelliccia all'idea di assistere al match. Voi che dite di solito? Io non sto più nella pelliccia. Io non sto più, voi portate la pelliccia. Voi che dite? Portate la pelliccia voi? No, non sto più nei panni. Nella pelle, perché noi siamo... esseri umani, quindi abbiamo la pelle. Perché secondo voi io non stavo più nella pelliccia? Cari amici roditori, perché i roditori sono i topolini e quindi hanno un pelo più spesso e quindi la pelliccia. Ascoltiamo. Volete sapere perché non stavo più nella pelliccia? Ve lo spiego subito. Punto primo. La mia nipotina Trappi era una dei due finalisti. Punto 2. La sua allenatrice era Thea, mia sorella. Punto 3. In fondo, cosa c'è di più bello che trascorrere girate una domenica pagina all'insegna dello sport in compagnia di amici e familiari? Ma lasciate che mi presenti. Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton. D'accolo. E dirigo l'Eco del Roditore, il giornale più famoso dell'Isola dei Topi. Come vi dicevo, mancava poco, anzi pochissimo all'inizio della finale, e stavo preparando il mio kit del perfetto tifoso. Eccolo qua, dove sta il perfetto tifoso?